appena vedrà la mia con la camicetta, no, che è scappatica, poi glielo dire. Sì, per favore, facciamo così per stasera, perché sono diversi. Buonasera, chiamiamo l'appello. Matteo. Matteo. Ok, siamo pronti? Buonasera. Seduti, siamo pronti? Corsaro. Corsaro. Ciao bella. Marchese. Tenerello. La, no, assente. La Spina. Assente. Abbadessa. Arena Antonino. Vitrano. Assente. Adornetto. Furia. Zanghi. Arena Fabio. Lupo. Rapisarda. Pestoni presente. Falà. Scaletta. Assente. Marino. Assente. Ceglie. Vittorio. Assente. Di Stefano. Santo Nocito. Consoli. Caruso. Puglisi. Presente. Buonasera a tutti, buonasera consiglieri, buonasera sindaco, buonasera assessori, buonasera al corpo della Polizia Municipale che invito a sedere. Prima di iniziare di chiamare gli scrutatori voglio dirvi due cose importanti. Innanzitutto voglio dare il benvenuto, anzi il bentornato alla nostra collega, la consigliera Vittoria, che è stata assente per un motivo che tutti conosciamo, ha dato alla luce la sua terza figlia, quindi bentornata e tanti auguri ancora. E poi vi volevo dire che Mister Bianco, che da oggi parte la settimana in difesa delle bambine e delle ragazze, Mister Bianco ha aderito a questa iniziativa mondiale da parte... sì. Ok, vabbè. A questa iniziativa mondiale appunto organizzata da Terre des Hommes, giovedì, che appunto l'11 ottobre ci sarà questa giornata mondiale, il nostro comune in realtà già da oggi sarà vestito di arancione, che è proprio il colore che è stato scelto per questa manifestazione. Quindi adesso gli scrutatori e cominciamo. Allora, scrutatori, Giuseppe Di Stefano, Federico Lupo, Fabio Arena. Bene, possiamo iniziare subito col primo punto all'ordine del giorno, che come voi sapete sono interrogazioni e interpellanze. Abbiamo la presenza infatti del sindaco e anche degli assessori. Iniziamo con la prima. Sì. Stiamo aspettando. Queste sono già presentate. Sono presentate altre due, ma queste sono in seconda. Ok, sono state presentate due interrogazioni o interpellanze? Va bene, io direi. Filippo, mi scusi, lei li aveva messi per caso già per ordine di protocollo? Sono per ordine di protocollo, ok. Possono essere presentati in seduta, ma non vengono trattati. No, sì, questo lo sapevamo. È un modo di acquisire il protocollo. Ok, Marco Corsaro, visto che la sua prima, aspettiamo lei per esporci la prima interpellanza. Al momento ce ne sono altre due presentate in seduta, da me okay. Sotto, non conosco neanche. Ovviamente sotto, perché non c'è. Ok, ovviamente. Allora, sì, la 51002, oggetto videosorveglianza, è un'interpellanza. Vi ricordo che abbiamo 90 minuti di tempo in...
Partendo proprio da adesso. Grazie Presidente per la parola. La interpellanza che abbiamo protocollato riguarda la questione della videosorveglianza. Posto che il Comune di Mister Bianco ha sul territorio comunale diverse postazioni di videocamere di sorveglianza, posso altrettanto che anche ultimamente abbiamo visto alla ribalta alcuni episodi di microdelinquenza che hanno di fatto creato la distruzione delle macchinette, quelle per i biglietti automatici, i bigliettini per la sosta, posto che la videosorveglianza, noi come gruppo abbiamo più volte ribadito l'esigenza del controllo sul territorio, vorremmo capire quali sono le postazioni e se funzionano e chi è abilitato e se ad oggi risulta una corrispondenza tra uffici riguardo la videosorveglianza e cosa stanno portando rispetto alla necessità appunto di avere dislocato nel territorio, mi sembra più, oggi ho saputo che sono più di 12 al momento postazioni, però addirittura mi hanno detto pure che alcuni uffici non sapevano che fossero state montate altre telecamere di videosorveglianza, per esempio al cimitero, di cui non si sapeva il collegamento, il PET. Quindi se su questa interpellanza può darmi risposta, ne sarei grato e la ringrazio Presidente per la parola. Questa è la prima che abbiamo protocollato. Prego, grazie. Sindaco. No, questo risponde all'assessore Marchese. Prego, Marchese. Sì. Sì. Sì, preferiamo, io sì, preferisco così, perché altrimenti, visto che sono diversi. Rispondo tutto una volta. No, sindaco, no, no, preferiamo perché sono tante, capito? Allora, obbedisco alla. No, no, è un suggerimento, sì. Obbedisco. Allora, in risposta sulla questione videosorveglianza e sulla questione sicurezza un po' più in generale, sulla domanda posta, attualmente abbiamo 13 postazioni con 26 telecamere presenti sul territorio di Mister Bianco, ce ne sono due in fase di manutenzione, sono state levate delle contravvenzioni grazie al lavoro che sta facendo l'ispettore Chiarenza ed è stata individuata una ditta che si occupa della manutenzione per tutto l'anno, compreso gli spostamenti che verranno concordati. Proprio mercoledì è prevista una riunione operativa in maniera tale da vedere laddove devono essere spostate determinate telecamere. Quindi un lavoro attuale c'è, si sta facendo. Ne abbiamo parlato con l'avvocato del comune, col sindaco, e nelle prossime settimane incominceremo, una volta visto il profilo legale, a pubblicare sia su Facebook, sul sito del comune di Mister Bianco, che altro, le immagini, ovviamente per motivi di privacy, senza volti e senza targhe, di questi zozzoni, in maniera tale da far presente alla comunità il lavoro che il Corpo di Polizia Municipale sta svolgendo nell'effettuare le multe, raccontandone alcune, perché spesso abbiamo notato che c'è un difetto di comunicazione nel raccontare tutto ciò che facciamo. Abbiamo partecipato a due bandi che riguardano l'acquisto di nuove telecamere. C'è stata una riunione operativa con i carabinieri di Mister Bianco in cui abbiamo individuato 67 aree del territorio in maniera tale da cinturarlo, che riguardano tutte le piazze, tutte le scuole, tutti i luoghi di incontro principali, sono state individuate, queste 67 aree sono state inserite nel bando del Ministero dell'Interno dei fondi di riserva a cui abbiamo partecipato come comune di Mister Bianco. Tenete presente che questo bando prevedeva quattro criteri, ve lo voglio raccontare per l'assurdità del bando. Primo criterio, punti in più se c'era lo scioglimento del comune per mafia, e fortunatamente questa sfortuna non ce l'abbiamo. Secondo criterio, se sei in fase di dissesto vieni premiato, e fortunatamente, ripeto, questo criterio non c'è. C'è un alto indice di criminalità. E la Giunta sul quarto criterio ha fatto una scelta strategica. Il quarto criterio è il cofinanziamento.
Noi abbiamo scelto in un bando di 250.000 euro di effettuare il progetto da 427.000 euro, quindi per la parte restante li metteremo con fondi comunali una volta vinto il bando. Vi faccio notare che la prefettura ci ha comunicato che è il più alto cofinanziamento della Sicilia. Questa è stata la scelta del comune di Misterbianco con i nostri fondi. La fase della prefettura è passata e noi come comune siamo passati, adesso dipende dal Ministero a livello nazionale. Aggiungiamo che entro dicembre sapremo il progetto sull'illuminazione pubblica che abbiamo fatto in PPP, che comprende la parte della videosorveglianza non di tipo sicurezza ma di tipo ambientale. Sono previste all'interno di quel progetto, come tutti voi avete visto, all'interno dei pali di pubblica illuminazione delle telecamere di videosorveglianza ambientale. Non andiamo a sperperare i soldi, partecipiamo ai bandi, mettiamo ampi cofinanziamenti e da lì garantiamo il servizio con ciò che abbiamo e ciò che andiamo ad ampliare. Ringrazio l'ispettore Chiarenza, il Corpo di Polizia Municipale e il geometra Palmeri che sta facendo un ottimo servizio di coordinamento. Grazie assessore Marchese, andiamo avanti. Sì, prego, certo. Siamo soddisfatti al momento per delle dichiarazioni dell'assessore. Ovviamente noi non molliamo un centimetro, la videosorveglianza del territorio va fatta e va fatta bene, giusto partecipare ai bandi, forse dovevamo essere già in parte abbastanza videosorvegliati, altri comuni l'hanno fatto, però affranca che l'amministrazione sta provvedendo, quindi su questo noi continueremo a chiedere e a porre, diciamo, come priorità il controllo del territorio, perché il territorio ha bisogno di controllo. Ogni giorno vengono fuori purtroppo episodi di microcriminalità, quindi il territorio ha l'esigenza di essere controllato più presto possibile. Quindi grazie per adesso la risposta, ci riserviamo di intervenire per l'altra interruzione. Le ridò di nuovo la parola, perché la seconda interpellanza è sempre sua, la 51005, oggetto Fratelli Costanzo. Grazie ancora Presidente. Prego. Fratelli Costanzo, cari consiglieri comunali, cara giunta, caro sindaco, cari chi ci ascolta da casa o dal pubblico. La questione dei fratelli Costanzo è una questione che ci riguarda anche affettivamente, è una questione che purtroppo dura da tanti anni e che vede uno stabile di una grandezza molto, molto, molto corposa insistere in una zona commerciale che di fatto è in declino per motivi che non sto qui a elencare, altrimenti qualcuno mi dice che faccio campagna elettorale. Detto questo, i fratelli Costanzo necessitano di una presa di posizione da parte dell'amministrazione, una forte presa di posizione. È uno dei temi che ci vede in prospettiva impegnati e ci deve essere assoluta volontà da parte di questa amministrazione. Cosa dice l'interpellanza? Vista la presenza dello stabile Fratelli Costanzo, sito nel cuore della zona commerciale con ingresso principale lungo il corso Carlo Max, visto che dura da troppo tempo, da anni, la gestione commissariale, che però ad oggi non ha avuto mai risultati tangibili riguardo l'immobile in questione, nonostante diversi tentativi di vendita andati deserti, visto che il Comune di Misterbianco, questa è la cosa più importante perché è giusto saperlo e condividerlo, vanta un credito di oltre 6 milioni di euro per tasse non pagate e dovute, e quindi noi oggi al tavolo della trattativa andiamo con un borsino di più di 6 milioni di euro. Ritenuto strategico il posizionamento dell'immobile anche per i futuri scenari che vedranno sorgere la fermata metropolitana a pochi passi allo stabile, generando una potenziale rivalutazione dello stesso, noi chiediamo quali intendimenti ha l'amministrazione rispetto a determinato bene, considerato il fatto che, e lo dico per i consiglieri comunali e per l'amministrazione, dopo vicissitudini dei commissari straordinari, da aprile 2018 ci sono tre curatori fallimentari che ad oggi al Tribunale di Catania, quindi non c'è più la distanza del Ministero ma siamo al Tribunale di Catania, devono gestire in tempi rapidi questo fallimento. Quindi noi pensiamo come gruppo consiliare, ma come gruppo Guardiamo Avanti, ma come comunità, perché questa è la partita della comunità misterbianchese, il partito di Mister Bianco, pensiamo che quello stabile in futuro debba diventare un'università privata, un co-working tra comune ed incubazione delle imprese, lì si può far tanto. E oggi il comune si trova avanti nella trattativa, in quanto è possessore di più di 6 milioni di euro. Chiudo l'interpellanza,
dicendo anche che abbiamo presentato una mozione che arriva via PEC, quindi da domani sarà alla tavola della presidenza, perché noi vogliamo impegnare, da stasera ci impegneremo e l'amministrazione e la città nella partita strategica dei fratelli Costanzo. Grazie Presidente, attendo risposta dal Sindaco. Grazie Corsaro. Sì, grazie. Allora, premesso che la questione della Costanzo è un fatto più che ventennale, c'è stata tutta una vicenda, chiusura, mafia, eccetera, eccetera. La questione qual è? Il problema è che non riguarda il Comune, non è che il Comune è un imprenditore, il Comune normalmente e regolarmente è un erogatore di servizi, non può fare l'imprenditore. Quella è un'iniziativa che spetterebbe a chi vuole investire, a chi può immaginare una soluzione industriale o commerciale. Il Comune non fa né commercio né industria, il Comune fa altro. Si potrebbe dire, ma noi siamo a credito non di 6 milioni, di 7 milioni e mezzo, non 6 milioni, quindi di più. Abbiamo un credito per imposte che non hanno pagato la società, i commissari, eccetera. E stiamo valutando quale può essere la iniziativa più opportuna, ma sapendo però che il Comune non può fare l'imprenditore, perché se no ce ne andiamo tutti a chiudere bottega. Lo stiamo valutando, avremo in questi giorni un incontro con i commissari giudiziari e quindi sentiremo, vedremo quali saranno le proposte e che opportunità ci saranno per i comuni e assieme valuteremo. È chiaro che si tratta di scelte importanti, che in ogni caso il Comune non può restare tagliato, il Consiglio non può restare fuori da questo ragionamento, ma tutto qua. Da tempo noi ci pensiamo, abbiamo avuto già qualche incontro, approfondiremo la vicenda, se ci saranno opportunità per cui una parte dei nostri crediti, 7 milioni e mezzo, potranno essere recuperate con un immobile, perché no? Perché però non si immagina un Comune dall'oggi al domani cambia missione, anziché diventare un erogatore di servizi per fare scuole, per pulire il paese, per tutto quello che c'è, può diventare un imprenditore. Questa è la situazione, il Consiglio sarà aggiornato in base agli sviluppi che avrà questa questione. Grazie Sindaco. Corsaro. Grazie della parola Presidente, grazie Sindaco della risposta, non siamo soddisfatti perché è vero che il Comune non può fare impresa, ma il Comune può guardare oltre i propri confini, il proprio steccato. Ci sono comuni che fanno partnership con l'università, ci sono comuni che fanno partnership con altri enti di servizi, ci sono comuni che fanno partnership anche con altri comuni per gli stessi immobili, quindi la forza dell'amministrare oggi guardando al futuro è quella di avere la creatività amministrativa. Questo si chiede, questo le chiede il gruppo consigliare, guardiamo avanti, non ci si può fermare soltanto al paradigma strutturato e bloccato di una politica che non guarda avanti ma guarda un po' più indietro. Noi vorremmo e faremmo di tutto che il Comune si impegnasse in tavoli con enti anche parastatali, anche culturali come le università, anche altri comuni, perché quello è uno stabile che se un ente forte come può essere anche il Comune di Mister Bianco non prende il timone, lì per altri 30 anni rimarrà quello stabile. Oggi c'è un'occasione storica, ci sono tre curatori fallimentari di Catania, sono tre avvocati, due avvocati e un consulente, un commercialista se non mi sbaglio, che sono disponibili alla trattativa. Quindi ci si sieda attorno a un tavolo e si trovi la soluzione. Grazie Presidente, grazie Sindaco. Grazie Corsaro. Allora, interpellanza con oggetto servizio spazzamento sul territorio comunale. Sì. Perdere tempo per ridurre diciamo anche la interazione,
ci sono due interpellanze che sono simili perché riguardano il macroservizio della spazzatura, quindi le faccio insieme in modo tale che non perdiamo tempo e diciamo, razionalizziamo diciamo, sì, i tempi consiliari. Una è sulle caditoie e una riguarda lo spaziamento, però posso fare un discorso unico così chiudiamo in 5 minuti, una sola, così cerchiamo di diciamo di venirci incontro. Allora, sulla questione della pulizia delle caditoie. Abbiamo visto la pulizia delle caditoie, chiaramente la interpellanza richiede, visto il servizio di spazzamento, raccolto e trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO, visto che tra i servizi del capitolato previsti è elencato il servizio di scerbamento e pulizia di caditoie, viste le piogge torrenziali consistenti allagamenti, molti dei quali dovuti alla mancanza delle pulizie delle caditoie, molti dei quali, non tutti, molti dei quali, quali siano gli intendimenti dell'amministrazione a riguardo. A questo aggiungo che ho avuto modo di, osservare che non c'è un collegamento con la città rispetto alle pulizie delle caditoie. Negli uffici molto spesso arriva la segnalazione del consigliere X, del consigliere Y, per carità, giusto così, onore a chi lo fa, per rappresentare al meglio i quartieri o le periferie o il centro, però il comune, come ha detto bene il sindaco, è un erogatore di servizi, in quanto erogatore di servizi deve farlo di qualità. Per avvicinare la città alla pulizia vincola della caditoia è opportuno che si dica, a parte il numero della Dasti, che voglio dire lascia il tempo che trova purtroppo, su questo dobbiamo stare attenti cara amministrazione, secondo il sottoscritto e quindi il gruppo che rappresenta, va detto chiaramente anche nel sito internet a caratteri cubitali, guardate che per le pulizie di caditoie, a parte che siamo in un periodo complicato con queste acquazioni torrenziali, vanno monitorate bene, ma per le pulizie di caditoie contattate direttamente gli uffici preposti, perché poi la segnalazione alla Dasti arriva dagli uffici preposti, che la ricevono e dal consigliere comunale e dal cittadino poco informato, quei pochi lo dicono, oppure fanno una programmazione preventiva e consuntiva. Quindi va detto all'esterno, caro sindaco, in questo io chiedo a lei poi a conclusione dell'interpellanza, se è d'accordo o meno, dobbiamo dare all'esterno, comunicare all'esterno che esiste un ufficio, una persona, una email che riceve e scarica le segnalazioni. Non si può più sempre passare dalla politica per ogni singolo atto. La politica deve educare il cittadino ad essere indipendente. La politica deve intervenire sui macro argomenti, quelli che è giusto che debbano essere, diciamo, intrapresi dalla bella politica, altrimenti non facciamo mai volare in alto, diciamo, il pensiero del cittadino. Questo per quanto riguarda la pulizia delle caditoie. Per quanto riguarda il servizio di spazzamento del territorio, caro sindaco, lei se ne sarà reso conto, è veramente un paese sporco, dalle periferie al centro. Io mi auguro che da qui a brevissimo prenderete provvedimenti, e noi non parlo del provvedimento disciplinare che può starci come non può starci, o della sanzione, che per carità ci sta quando si riscontra un'anomalia, visto che un capitolato d'appalto, visto che le sanzioni sono previste dal capitolato d'appalto dell'ARO, ma si prendono provvedimenti sul controllo costante della gente che va a pulire. Ci sono strade che rimangono sporche per settimane, e non parlo del centro storico, parlo delle periferie come del centro storico, alla stessa maniera. Ci sono strade, anche arterie, non dico principali, ma secondarie, ma di secondaria importanza e non troppo secondaria, scusi il gioco di parole, che rimangono sporche. E non lo dice il sottoscritto, basti guardare e farsi un giro nelle strade della città e rendersi conto che il servizio ha qualcosa che non funziona. Non da ieri, non dall'altro ieri, ma già da un po' di tempo. So per certo che i cittadini contribuiscono all'indicatore della differenziata, diamogli soddisfazione nei servizi della pulizia delle strade. Quindi su questo io chiedo quali saranno i risvolti prossimi e delle caditoie e dello spazzamento. Grazie sindaco. Grazie Corsaro. Grazie presidente. Sindaco, prego la parola. Su questa vicenda delle caditoie dobbiamo renderci conto che Mister Bianco non ha fognature, il punto principale è che Mister Bianco non ha fognature, non solo non ha fognature, ma il canale di Gronda è fermo in via Pezzamandra e quindi lei ogni volta che piove salta l'acqua, saltano le botole e si inonda il paese. La caditoia, insomma, lasciamolo,
Allora, cioè, come i cittadini si alimentano per la caldoia. Ma perché questa caldoia è collegata alla fognatura? La caldoia serve per un po' d'acqua, così. Ma altrimenti la caldoia non serve a nulla. In via Tinei, che è piena di caldoia, c'è un fiume. Come in via Garibaldi, come ovunque, quindi... Quindi magnificare queste cose che i caldoi risolvono i problemi di quando piove, come sa piovere, come in questi giorni ha dimostrato il tempo, è una sciocchezza, non illudiamo le persone. Le caldoie non servono a nulla. Si puliscono, è giusto, ma non risolvono il problema. Un problema si risolve che ci sono 204 milioni per realizzare le fognature a Mister Bianco e in tutto l'Interland di qua sopra, e sono ferme, c'era un commissario, ora non so come è andato a finire, e quindi quella è la soluzione del problema delle caldoie. Le caldoie sono sciocchezze, che fai con le caldoie? Come piove si riempie, non è l'acqua, se ne va, rimane lì, quindi... La polizia la stanno facendo, e dice, ma un politico, ma che politico? C'è un numero verde che è noto a tutti, c'è un numero verde della ditta, ci si rivolge e quindi ottiene la richiesta giusta, ma ripeto, non esageriamo, illudiamo la gente con queste sciocchezze. Anche si rivolge al medico, ma che fare a cagatoio? E quando piove si porta un paese da prezzo, che fare a cagatoio? Che se vai 100 litri d'acqua, che ne, qua ne cadono 10.000 litri in un attimo, quindi sono cose che non risolvono il problema. Tuttavia c'è il numero verde, i cittadini si possono rivolgere direttamente alla ditta, alla DAS, per chiedere un servizio che è previsto, quindi nulla di particolare, ma non enfatizziamo questa cosa per essere seri e leali. È una sciocchezza, un pannicello caldo, vai, i caldoi che cosa sono? Hai via Garibaldi, c'è un caldoio, uno se ne va l'acqua, c'è la fine del mondo quando piove. E quindi questo, l'altra questione, la polizia. Sì, è vero, la polizia del paese non è soddisfacente. Si parlava di sanzioni, noi ne abbiamo fatti 15 nell'ultimo periodo per una somma non inferiore a 15.000 euro. Oggi abbiamo avuto una riunione, abbiamo sancito alcuni obiettivi, abbiamo detto alla ditta che noi non vogliamo fare la guerra, o si organizzano bene oppure noi saremo costretti a rescindere il contratto. Siccome nessuno, noi non dobbiamo dire grazie a nessuno, siamo liberi e o c'è il servizio come comanda il capitolato oppure noi ce ne usciamo. Quindi questo aspetto è stato da noi seguito e seguito, però dobbiamo essere onesti anche qua. C'è un problema della pubblicità che invade il paese. E poi diciamo la verità. Noi abbiamo l'ultimo mese che è stato calcolato, abbiamo il 65,9% di raccolta differenziata, siamo al 66%. Un comune di 50.000 abitanti in Sicilia se lo sognano questo risultato, è come se fossimo nell'Emilia. Quindi questo è un punto fondamentale. Il problema qual è? Noi l'abbiamo ridotto perché l'avevamo tolta la pubblicità e il TAR ci ha dato torto, ma l'abbiamo ridotto solo un giorno. La pubblicità si può distribuire solo il martedì, ma se voi fate caso martedì allingono tutto, e tutta la spazzatura in gran parte è dovuta alla pubblicità, perché casca in terra ci si catti, ma è così. Quindi è un problema che si aggrava
anche per questo motivo, a parte il fatto che c'è molta gente che siamo strafottenti, abbiamo un pacchetto di sigarette in giro, altri che abbiano sacchetti in tutte le direzioni, e quindi diceva l'assessore Marchese che stiamo mettendo le telecamere per lottare questa miserabile e incivile abitudine di buttare la spazzatura ovunque, e quindi noi abbiamo aperto un contenzioso con la ditta. Però volevo dire un'altra cosa, lamentiamoci, il comune è in testa, ha fatto delle sanzioni, ha assunto delle penalità, però facciamo un giro nella provincia di Catania, non dico Catania, andate a Paternò, andate a Trano, andate a Biancavilla, vedete cosa c'è in quelle strade. Malgrado tutto, questo non toglie che noi restiamo impegnati perché vogliamo un spazzamento come giusto, guardiamo che c'è nell'auto comune, ogni tanto guardare vicino, guardare quello che accade dall'altra parte può essere utile per farci capire. Noi non siamo gli ultimi nella provincia di Catania, siamo i primi, e però non siamo soddisfatti, ma siamo i primi sia per la raccolta differenziata e sia per un servizio che funziona. Si poteva, però ognuno di noi è invitato a dire non si sporcano i sassi, non è perché c'è un servizio e non siamo a sporcare i sassi, è una strada lunga, ma solo quella ci salva, solo quella ci mette in una posizione di maggiore civiltà, quella di collaborare. Quelli fanno il loro mestiere, certamente la ditta cerca di utilizzare meno personale, eccetera, ma noi siamo lì per chiedere il massimo del rispetto dell'accordo. E quindi voglio dare assicurazione a tutto il Consiglio. Il Comune è in testa per non solo proseguire la raccolta differenziata, ma anche quello di garantire una maggiore pulizia in tutte le strade, con un invito che faccio ai cittadini di volere collaborare con noi, perché le strade si debbono spazzare perché si sporcano, e chi li sporca? Li sporchiamo noi, questa è la verità. E quindi andiamo avanti nel convincimento che riusciremo a migliorare ancora il nostro servizio di nettezza urbana. Grazie Sindaco. Corsaro? Sì, per favore Stefano. Corsaro. Grazie Presidente, grazie Sindaco. Ovviamente dispiace dirlo, ma sulla questione dello spazzamento non siamo soddisfatti. Il paese è sporco e continua a rimanere sporco. Quando sarà pulito diremo che probabilmente sta cambiando qualcosa. Paghiamo costantemente la tariffa della spazzatura per avere un servizio tale, poi se c'è gente che è sporco o meno, noi pretendiamo, visto che paghiamo, le strade pulite. E quindi il controllo sull'azienda, se è fatto ci sono sanzioni, si inasprisca e ci siano ancora più sanzioni. Prima cosa. Seconda cosa, è chiaro anche che sì, la gente è incivile, la gente qui, però quando ovviamente c'è una totale assenza di controllo rispetto ad una figura che deve essere preminente, che è quella di un assessore che dovrebbe vigilare strada per strada, angolo per angolo, perché questo qualcuno prima dell'assessore che attualmente ricopre l'incarico all'ecologia lo faceva, c'era un attimino più controllo e c'era un attimino più rispetto per l'utenza finale, che è il cittadino che paga. Quando si vede, non sono tutti, ma c'è qualcuno, come in tutte le aziende, che fa il furbetto, che prende la spazzatura, cade un pezzo di carta per terra e non lo si raccoglie, la gente a quel punto è scoraggiata ad essere ancora più civile e ancora più determinata nella raccolta differenziata. Sì, è vero, Sindaco, che ci sono altri paesi più sporchi, ma è altrettanto vero che ce ne sono tanti altri molto più puliti e anche più avanti nella differenziata. Certo che ci si gira la Sicilia. Ci sono città che hanno difficoltà, soprattutto le grandi città, ma con dinamiche completamente diverse che non possono essere paragonabili a Mister Bianco, ma ci sono anche le piccole e medie città che lavorano meglio di noi. Quindi dobbiamo guardare chi sta meglio di noi e non chi sta peggio di noi.
Sulla questione delle caditoie non esprimo né soddisfazione né gratitudine alla risposta, e le spiego perché. Ho potuto appurare che ogni mese si fanno a stento 5 pulizie di caditoie. 5 caditoie al mese, 5. Mediamente sono solo 5. In una stagione che sapevamo essere piovosa, io non comprendo come non ci sia stato un intervento massiccio sulle caditoie, che poi le caditoie recuperino l'1%, il 10%, il 15%, noi dobbiamo dare un servizio per il quale paghiamo. E la pulizia va fatta. La gente, se le caditoie non vengono segnalate, non significa che non vogliono essere pulite. La gente non sa come fare. E vorrei, fortemente vorrei, che il cittadino sia libero dai lacci e lacciuoli della politica. Ci sia una mail, perché il numero della DASTI, caro sindaco, lei lo faccia anche random, guardi che non è come dice lei. Probabilmente lei non lo chiama il numero della DASTI, tutte le volte che lo chiamano la gente, i cittadini che lo vogliono chiamare. E sulla questione del canale di Gronda, una volta per tutte sgomberiamo il campo. Il sindaco di Catania, allora suo collega carissimo, è venuto anche qui a fare pure campagna elettorale, aveva in mano la gestione del canale di Gronda. Un dito non l'ha mosso, un dito. Quindi, basta scuse col canale di Gronda. Piuttosto, caro sindaco, le do un suggerimento, come probabilmente starà facendo l'attuale sindaco di Catania: inseriamo il problema del canale di Gronda tra le opere incompiute. La regione siciliana sta inserendo nel calderone le opere incompiute. Stanziata ma è incompiuta, perché degli anni fa... Sì, sindaco, ma è ferma. Stanziata, ma la gente non vede il risultato. Stanziate, tutto c'è. Quindi... Sì, sono passati 5 minuti a disposizione. Sì, e chiudo, Presidente, Quindi non siamo soddisfatti con la scusa canale di Gronda. Canale di Gronda riguarda la zona commerciale. Il paese, tutto, va pulite e le caditoie vanno pulite. Quindi mettete in condizione il cittadino di avere un contatto diretto con l'ufficio, che non sia solo quello della DASTI. Grazie Corsaro. Allora, oggetto installazione rallentatori di velocità. Sì. A meno che non vuole far parlare qualcuno. Prima della batteria, poi c'è qualcun altro dopo di me, mi riposo un po'. Allora. No, c'è sempre lei protagonista. Un altro, sì. Dopo il rallentatore di velocità, e io non c'ho la copia allora dell'altra. Ci sono. Allora, il rallentatore di velocità. No, dopo ci sei tu. Questione dei rallentatori. Nel protocollo, Presidente, poi ha provveduto ad allegare gli atti, sì. Perché purtroppo sì. Al protocollo hanno fatto... Sì, ce li ho qua. Non hanno collegato gli atti. Niente, diverse parti del paese purtroppo assistono a dei circuiti che a volte diventano pericolosi. Quindi la parte diciamo in questione è un gruppo di cittadini ci ha chiesto di apporre dei rallentatori di velocità nella zona specificatamente che ho allegato alla richiesta. Sindaco, lei se la trova, poi mettetevi in condizione di poter dare una risposta ai quartieri. La via Sant'Antonio Abate a salire verso la zona Toscana diventa pericolosa perché le macchine corrono velocemente, e al contrario dall'altra parte via San Nicolò diventa, soprattutto nell'angolo dove c'è un parco giochi, diventa molto molto pericolosa per le macchine che scendono, il che non rallentano. Quindi queste due assi viali, se sindaco lei può impegnarsi nei tempi legittimi, però richiedono attenzione, perché purtroppo le macchine corrono veloce. E anche a Lineri parliamo dell'incrocio tra la via Nobel e la via Salvatore Allenda, anche lì le macchine vanno via e sfrecciano, e rendono pericoloso l'attraversamento, ma soprattutto diciamo la pedonabilità ordinaria della gente che vive nel quartiere. Quindi questa è la sollecitazione, noi chiediamo un intervento rispetto a questi rallentatori di velocità. Questa è l'interpellanza depositata. Grazie Corsaro. Sindaco. Abbiamo un elenco molto più esteso rispetto a questi indicati. Stiamo facendo la gara, appena la gara sarà celebrata realizzeremo non solo questi ma anche altri dossi nelle zone dove è pericoloso, quindi siamo d'accordo su questa esigenza. Purtroppo le cose non si possono fare con il dito, ma bisogna lavorare, superare la burocrazia quando ostacola questa questione. Che cosa c'è ancora? Altro? No, di un altro consigliere. Ah, c'è un altro consigliere, sì. Sì, che fa, chiedono dopo.
Allora sì, penso che sia questa perché è firmata, è sempre il vostro gruppo, ma è firmata da Lorenzo Scegli e vuole l'oggetto è intervento risolutivo per la carenza idrica e acqua pubblica sporca. Grazie Presidente, buonasera. Prego, a tutti. Sceglie. Recentemente ci hanno segnalato numerosi concittadini la presenza di acqua imbevibile nelle fontane. Ora volevo capire con il sindaco se era un problema di ufficio, se era un problema più esteso, un problema generale più ampio, e nella nostra interpellanza inoltre si ricorda che tantissime fontane oggi a Mister Bianco sono state chiuse e non si spiega il perché molti sono e altre ne chiuderemo, perfetto. Non si spiega il perché, visto che molte sono state chiuse in piazze che sono ritrovi e luoghi di aggregazione non solo per tutti i concittadini misterbianchesi. Quindi inoltre era stata chiusa anche nell'area di sgambamento per i cani alla villa comunale e sinceramente questa scelta dell'amministrazione non c'è chiara, quindi chiedo a lei di illuminare. L'area di sgambamento alla villa comunale era stata chiusa, poi abbiamo fatto una richiesta ed è stata accolta per fortuna, perché non tutte le nostre richieste sempre vengono accolte. Però volevamo chiedere appunto come mai la chiusura di queste fontane e ci aspettiamo risposte in merito proprio a quest'area di sgambamento sulla villa comunale, visto le condizioni precarie e la mancata manutenzione che avviene quotidianamente. Grazie Sceglie. Sindaco. Non capisco qual è la manutenzione nell'area di sgambamento. Togliamo l'erba, se c'è l'acqua sarà otturata, ma chi lo vuole chiudere? Là è necessario, ora vedremo che ne manca tutta questa manutenzione. In un prato non so di che tipo dovrebbe essere, che c'è a fare? La barba la mattina, i capelli all'ombettiano, insomma va bene. Ora dico, tante fontane una volta erano essenziali perché nessuno delle nostre famiglie aveva l'acqua in casa. Ma oggi che ognuno di noi, per fortuna, abbiamo l'acqua in tutti gli appartamenti, queste fontane che restano aperte e si perde tanta acqua inutilmente, vanno eliminate. Qualcuna per lasciarla sul piano storico la lasciamo, ma gli altri che nessuno utilizza, tranne qualcuno che ci mette un tubo e si porta l'acqua per irrigarsi l'orto, la togliamo. Perché anche quella è acqua che paghiamo, quindi ci sarà un ragionamento per tenere in vita qualche fontana che può essere considerata storica e il resto vanno chiuse perché sono risorse che il comune perde inutilmente. Una volta si dava da beverare agli animali, una volta non c'era l'acqua nelle case, ma oggi queste fontane che servono? Ce lo siamo chiesto e ce la siamo fatta questa domanda. È solamente uno spreco inutile. Ok. Grazie sindaco. Sceglie. Grazie. Signor sindaco, mi riferivo appunto a quelle fontane che oggi sono luoghi di aggregazione sia di giorno sia di notte. Le faccio un esempio, su tutte, via Gramsci, la Gabelli, di fronte alla Gabelli. Mi pare che il giorno escono i ragazzi dalle scuole, no, tutte e sei spente. Io riferisco a questo, non mi riferisco alle fontane che usano, guardi, vado a vedere domani mattina. Io mi riferisco a queste, non mi riferisco a quelle fontane, è vero che tante volte, sono tutte spente, ok? Da verificare. Grazie. Grazie Sceglie. Allora, c'è un'altra interpellanza che è sempre a firma sua, mancanza di illuminazioni nelle ore notturne. Chi è che la deve fare? Sempre lui. Ah, va bene, ma questo che la facciamo? No, gliene faccio due in uno, così abbreviamo i tempi. Allora, oltre alla segnalazione di varie mancanze nelle ore notturne di illuminazione stradale, mi piaceva sottolineare come nella struttura sportiva Campi Milici, ormai da più di due anni, i fari sono completamente, alcuni fari sono completamente fulminati.
Ecco, a maggio era stata fatta una determina dall'ufficio competente, era stata fatta una determina che riguardava il ripristino e la sostituzione di tutti i fari a LED della struttura milicia, quindi non solo dei campi, ma anche dei fari che illuminavano per esempio la pista skateboard. Ora, questa determina poi è stata ritirata e ancora ad oggi, e in prospettiva vista l'inizio della stagione sportiva, mi chiedevo quali erano le intenzioni di questa amministrazione, soprattutto riguardo i campi, visto che parzialmente sono al buio la sera e, come ben sa lei, la sera fino alle 10 vengono usufruite sia da società sportive sia da privati cittadini. Grazie. Prego, sindaco. Bene, l'abbiamo revocata perché c'erano altre esigenze più pregnanti. Siccome in estate fino alle 9:30 c'è illuminazione, il fatto di illuminare i campi anche di notte diventava un fatto, come dire, quasi superfluo. E siccome l'amministrazione, le risorse non sono illimitate, siamo lì, quindi dobbiamo tenere conto di ogni cosa per tirare avanti la situazione. Quindi lì era lo skateboard, non c'era nessuno, è stato nessuno, all'inizio c'è stata una partita, poi si è chiusa, non ci va più nessuno, e quindi è inutile illuminarlo. Nel campo ora vedremo se attiveremo qualche faro per consentire ai ragazzi di giocare, e quindi lo faremo, va bene. Il resto che cosa c'è? Solo questo, era vero? Adesso ci l'illuminazione in giro, capita che Elena le salta un interruttore, qualcosa, ma questo è nella normalità della vita di tutti i giorni. Sì. Allora, sì, adesso invece c'è un'interrogazione a risposta orale presentata dal Movimento 5 Stelle. Di Stefano, prego. Sì, due. Sì. Buonasera a tutti. Sì, scusi, Di Stefano, visto che oltre questa ce n'è anche un'altra che le ha presentate. Sono tre presentate e poi ne abbiamo presentate altre due. Quelle presentate innanzitutto le consideriamo dopo, adesso io le dico di esporre, se sono solo tre, le esponga tutte e tre e il sindaco gli risponde tutte in una volta. D'accordo, d'accordo. Ok, cominciamo con la prima che ha come oggetto riduzione al 75% di IMU e TASI per immobili locati a canone concordato. Innanzitutto vi leggerò parte della premessa, quindi magari sarà un po' più lungo, ma è doveroso anche per fare in modo che i cittadini che... E allora guardano... dopo questa facciamo rispondere, sì, assolutamente, due le assolutamente, accorpa, perché altrimenti rischiamo di... No, no, è molto breve, cercherò di essere breve, ma un minimo di contesto bisogna darlo. Premesso che il contratto di affitto a canone concordato è una particolare forma di contratto di locazione che prevede una durata minima di 3 anni, più altri 2 di rinnovo automatico, 3+2. E in cui gli importi massimi e minimi dei canoni sono stabiliti a livello locale attraverso la contrattazione tra sindacati degli inquilini e associazioni di proprietari, che tali accordi territoriali vengono depositati presso i comuni interessati. In tutti i comuni possono essere sottoscritti contratti di locazione a canone concordato, e cioè in base a quanto disposto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 14 luglio 2004. Che prevede che i comuni per i quali non siano mai stati definiti accordi territoriali, la possibilità di far riferimento all'accordo vigente al comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione. I commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 208 del 2015 prevedono dal 2016 per gli immobili locati a canone concordato la determinazione dei due tributi, IMU e TASI, applicando l'aliquota stabilita dal comune nella misura ridotta al 75%. Ora, in base all'articolo 1,17, legge 208-2015, il Comune viene ricompensato del minor gettito erariale, incrementando il fondo di solidarietà comunale, stimato in base alla dichiarazione dei redditi dei contribuenti, stima imponibile dei fabbricati locati a canone concordato sulla base del codice 8 della dichiarazione dei redditi, con applicazione aliquote medie comunali. Tenuto conto che il Comune di Misterbianco risulta tra i comuni ad alta densità abitativa, pertanto i contratti a canone concordato hanno diritto ad agevolazioni fiscali, come stabilito dalla legge 431 del 1998, che è stata trasmessa copia del rinnovo dell'accordo territoriale da parte di Confedilizia e Sindacato degli Inquilini SUNIA, in data 08-06-2005, numero protocollo 13958. Quindi noi chiediamo, in questo caso a lei, signor Sindaco, i motivi del mancato riconoscimento dell'agevolazione riferita agli immobili locati a canone concordato.
Poi, se è stato incrementato negli anni il fondo di solidarietà comunale stimato in base alla dichiarazione dei redditi dei contribuenti, nonostante il mancato riconoscimento dell'agevolazione in essere. E come mai il funzionario, e qui non vorrei dirla chiaramente, non c'è una nota polemica nei confronti del funzionario, nessun attacco, soltanto le richieste di alcuni cittadini circa queste agevolazioni che sono state puntualmente magari rimandate al mittente. Ora, io non sto davvero qui a sindacare sull'operato. Rimandate al mittente. Rinviate al mittente, ha detto che non è presente accordo, il rinnovo dell'accordo territoriale, ma esiste perché abbiamo trovato anche il protocollo. In questo senso. Grazie. Tutte queste norme e queste cose non so che cosa rispondere, solamente dico che c'è un funzionario che è persona davvero adeguata a rispondere a queste cose, alle quali lei si può rivolgere e ottenere le risposte giuste e le giustificazioni eventuali di questa sua richiesta, perché si è fatto o perché non si è fatto. Il dottore Mario Cuoco è in grado di rispondere ai suoi quesiti. Io personalmente non conosco questa storia e quindi non sto qui a parlare inutilmente. Quindi la prego di rivolgersi. Allora gireremo interessato. Ah, perfetto, grazie. La seconda, ce ne hanno un'altra loro. Altre due. Alla questione della restituzione dei 263.000 euro circa alla Regione Siciliana. Adempimenti articolo 5 DDG numero 3187 SER 10 del 10/12/2017. Allora, in questo caso possiamo più che leggere gli articoli faremo un po' di storia a questo punto. È doverosa, i cittadini hanno il diritto di sapere. Sull'importo complessivo che è stato considerato di 3.784.462 euro, a seguito di controlli è stato stabilito un importo diverso. 3.443.438,70. Tali spese, come non ce le segnate? Ci sono però protocollate. Assolutamente. Delucidazioni su restituzione di euro 263.695,57. Questo è l'oggetto. È stata inviata via PEC, la pista ciclabile. Pista ciclabile, esatto. Esatto, per questo facciamo un po' di storia. Questo. No, le leggo le domande, è giusto. Tali spese non rendicontate non sono state ritenute ammissibili al POFESR 2007-2013 a seguito dei controlli. Ora, la spesa sostenuta dal Comune di Mister Bianco per un importo di 341.000 euro circa, a valere sul capitolo 87-60-19 del bilancio della Regione Siciliana, non ammessa alla rendicontazione finale dei fondi strutturali del POFESR, dovrà essere restituita. Certo. E fin qui ci siamo. Il Comune di Mister Bianco ha richiesto l'erogazione di un importo residuo di 77.000 euro. Quindi, alla fine, ci si riduce a circa 261.000 euro, facendo le dovute considerazioni. Al che, vista anche la deliberazione di giunta municipale numero 234, in cui è stato deliberato di ottemperare a quanto disposto dall'articolo 5 del suddetto regolamento, e considerando che i lavori sono stati svolti previa istituzione di una gara, i lavori relativi alla pista ciclabile, noi chiediamo innanzitutto il responsabile del procedimento amministrativo che ha determinato lo storno di fondi dall'originario capitolo a quelli di destinazione finale, le ragioni eventualmente giustificative di tale storno, la compatibilità e la legittimità degli atti, le eventuali direttive politiche impartite per tali interventi in difformità al finanziamento, e da dove saranno prelevate le somme necessarie per la restituzione alla Regione di quello che appare, non stiamo accusando nessuno, come un illecito contabile. Da chi sono stati svolti i lavori che non rientrano in quelli della pista ciclabile e quali sono gli atti amministrativi che hanno consentito tali eventi. Molte domande per una risposta semplice. Si è trattato di due lavori realizzati, una riguarda il passaggio a livello da via Muscalore, che era una situazione drammatica, l'abbiamo dovuto sostenere con spese enormi e la Regione non le ha riconosciuti,
e un'altra è la via di collegamento da Madonna degli Ammalati con la via unici sono l'ufficio anagrafe via San Rocco Vecchio. Queste due strade, siccome quest'ultima non era prevista nel progetto ma l'abbiamo realizzata per fare il collegamento essenziale dalla via Madonna delle Malate, si gira e si va via San Rocco Vecchio, questa non è stata riconosciuta, ma per noi si trattava di un'opera fondamentale, come quella di sistemare un passaggio a livello là sotto, era un'opera decisiva e quindi non è stata realizzata. Sono soldi del comune che abbiamo investito per migliorare sia la pista ciclabile che la circolazione del paese. Tutto qua chiaro e semplice. Di che cosa si tratta? Solo di questo. Opere essenziali del comune che non sono state riconosciute dalla comunità economica europea. Ne chiesi 3 milioni e 8 meno 200, ne ha dato 2 milioni e 6, 2 milioni e 5. Di questo si tratta. Più. Per il resto. Tutto qua. Sì. No, sono già dire una voce cosa. Anche riguardo a questo. Che abbiamo fatto grazie anche a questo collegamento. Grazie Sindaco Di Stefano, c'è l'ultima presentata protocollata. Sulla risposta che devo dire non mi soddisfa perché in fin dei conti si è cercato di far rientrare due opere all'interno del finanziamento della pista ciclabile, non è neanche bello andare a dire ok ci abbiamo provato a fargliele entrare e non ce li hanno accettati, non, è abbastanza, non lo so, io lo trovo abbastanza grave e non mi soddisfa pienamente la risposta. Seconda cosa, ho chiesto anche un'altra cosa, se la stessa società che ha realizzato i lavori per la pista ciclabile si è occupata anche di questi che non sono stati poi accettati dalla regione. Sono spese varie, la periodicomentenea, tutto passaggero, che sono spese di vario tipo, che sono state sostenute per migliorare la nostra. Allora, sicuramente io noi del nostro gruppo abbiamo presentato la nostra interrogazione come interrogazione a risposta scritta e orale, quindi ci aspettiamo anche da che tutto ciò sia messo per iscritto. Grazie, vuole concludere con l'ultima? E poi se con l'ultima possibilità, esattamente un attimo, è quella sulla sosta. Sì no, devo trovarla. Ok. Allora, si è fatto tanto parlare di quelli che sono, quella che è stata l'installazione recentemente dei dissuasori di sosta in via San Nicolò, quindi prendiamo lo spunto da quello per poi andare a generalizzare il discorso. Allora, diciamo che i dissuasori devono essere conformi alle disposizioni normative relative alla regolamentazione dei CD segnali complementari di cui all'articolo 42 del codice della strada e in particolare all'articolo 180 del regolamento di esecuzione relativo al predetto articolo 42. Cosa dice? Tali dispositivi devono armonizzarsi innanzitutto con gli arredi stradali e assolvere anche a funzione accessoria quale la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi. Ma noi focalizziamo l'attenzione su un'altra cosa: i dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada. Al che innanzitutto chiediamo di voler verificare l'esistenza di tali atti, in questo caso, di verificare se i dissuasori acquistati sono autorizzati dal Ministero ai sensi dell'articolo 180 del regolamento e della risoluzione del 14 settembre 2008, protocollo numero 84626 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di adottare all'esito degli accertamenti richiesti gli eventuali provvedimenti di competenza per adeguare i dissuasori alle normative vigenti. E poi la domanda è: quanti dissuasori di sosta allo stato attuale sono stati acquistati dall'amministrazione comunale e l'ammontare della spesa per l'acquisto di tali dissuasori? Vogliamo saperlo, è giusto che i cittadini sappiano. Grazie Di Stefano. Non molti leggono le delibere, vanno sul sito, riescono a trovare le delibere. Grazie Di Stefano. Prego Sindaco. Che cosa succede? Allora, nella sostanza, siete d'accordo a se dissuasore di sosta in via San Nicolò o no? Questo? Ah, non sono stati fatti bene? Sono stati fatti bene e a regola d'arte, quindi voglio dare la massima garanzia ai signori consiglieri che i dissuasori
sono state fatte bene, si tratta di una zona dove vigeva il divieto di sosta e le macchine sostavano naturalmente, andavano i vigili un giorno, due giorni, ma poi c'era l'inverno e quindi abbiamo creato un percorso per i pedoni e per i disabili e abbiamo impedito di sostare da quel lato perché c'era un traffico infinito. Questa è la ragione principale. Ma quale autorizzazione? L'autorizzazione per mettere quattro cuori? Va bene, non so se ci sono stato, ora mi informerò. Comunque sopravviveremo anche senza autorizzazione del Ministero. Per Dio, ci mancherebbe altro. Grazie Sindaco. Allora abbiamo concluso. Sì. Allora, anche in questo caso mi aspetto comunque che tutto ciò che si è detto sia messo per iscritto e che noi si possa avere copia ovviamente di tutto ciò. C'erano altre due domande, le farò molto velocemente, anche perché quelle che abbiamo presentato adesso. Ecco, adesso io volevo fare una distinzione, volevo dire che abbiamo finito con le interrogazioni e le interpellanze che sono state protocollate e presentate come da regolamento entro i tre giorni prima del Consiglio. Ho visto che avete depositato invece qui sia il gruppo 5 Stelle che Guardiamo Avanti altre interrogazioni. Ecco, di queste voi ovviamente il tempo sì, non è previsto che il sindaco dia risposta per forza oggi, ma vi può rispondere entro 10 giorni da oggi anche in maniera scritta. Quindi questo, sì, certo, prego. Ma sono molto breve, innanzitutto. Certo, intanto lei può fare, dico, volevo precisare questa cosa. Sì, grazie, okay. Sindaco. Allora, la prima riguarda il trattamento delle acque reflue. L'Italia è stata multata con sentenza della Corte europea per dei malfunzionamenti del sistema di trattamento delle acque reflue. Tra i comuni che vengono indicati, se uno va a leggere la sentenza, c'è anche il comune di Misterbiano. Il comune di Misterbianco è presente all'interno di dei comuni indicati all'interno di una sentenza della Corte europea perché non trattiamo bene le acque reflue. Ecco. Quindi noi chiediamo innanzitutto quali sono state le mancanze per le quali il comune di Misterbianco è stato inserito nei comuni inadempienti. Ad oggi quanti chilometri di fognature sono state realizzate? Quindi a che punto siamo con i lavori? Questo si rifà un po' anche al discorso che faceva prima il consigliere Cegli. Quanti ne mancano? Il depuratore è attualmente funzionante? Se sì, quanti sono gli utenti attualmente allacciati e quanti dovrebbero esserlo a regime? Quando il depuratore, se il depuratore entrerà mai in funzione? Quale quantità di fanghi vengono prodotti e dove vengono smaltiti? E perché a suo tempo è stato scelto un sito franoso per la realizzazione del depuratore? Sono attualmente garantite le norme di sicurezza? Prima domanda. Seconda. Abbiamo fatto un giro su segnalazione dei nostri concittadini e abbiamo avuto la possibilità di verificare quello che è lo stato degli stalli per disabili a Misterbianco. Molto spesso sono presenti stalli a uso improprio, che non presentano la segnalazione opportuna, oppure che vengono abilmente resi personalizzati andando a incollare un numeretto. Ecco, noi abbiamo approvato come Consiglio Comunale, ed è stata davvero è stato uno degli atti più importanti di questo Consiglio Comunale, proprio vista la situazione degli stalli per disabili a Misterbianco. E vediamo che nel nostro regolamento abbiamo che la situazione degli stalli personalizzati, perché abbiamo due tipologie di stalli, personalizzati e generici. Quelli personalizzati sono fatti salvi, almeno quelli regolari. Io mi sarei auspicato comunque un giro di vite sugli stalli per disabili dopo l'approvazione del regolamento, ma quelli attuali sono fatti salvi fino al prossimo rinnovo. Di contro abbiamo una situazione davvero penosa per quanto riguarda quelli generici, che molto spesso negli anni sembrano essere stati realizzati in maniera, diciamo, quantomeno poco attenta, ecco, non utilizziamo termini, diciamo, di cui potremmo pentirci, ma quanto Stefano, mi scusi se le interrompo, quando diciamo che le può illustrare, cioè presentare... Non finito, significa... sto leggendo, okay, per le domande. Lo volevo precisare, anche per i suoi colleghi in avvenire, ecco, grazie. Anche qui abbiamo richiesto risposta scritta e orale, e qui è ancora più importante che il documento venga riportato all'amministrazione, proprio perché abbiamo prodotto il materiale fotografico in cui facciamo il confronto tra quelli che sono gli stalli regolari e quelli che invece sono gli stalli irregolari. Okay. Le nostre domande sono queste.
Il numero di stalli personalizzati presenti e relativo numero di contrassegni rilasciati, bene o male, su cosa ci attestiamo? Su che numero ci attestiamo? Quali sono stati i criteri applicati nel periodo precedente all'introduzione del suddetto regolamento, di quello che abbiamo approvato qui in Consiglio? Se l'amministrazione è a conoscenza della situazione e, in caso di risposta affermativa, quali sono gli interventi che intende realizzare al fine di regolarizzare il grave stato degli stalli riservati ai disabili presenti nel comune di Mister Bianco. Grazie per l'attenzione. Grazie. Di Stefano, prego, segretario. Sì. Assolutamente. In realtà c'è un po' di discrezionalità nel regolamento, cioè hanno la precedenza rispetto agli altri, potrebbe anche rispondere il sindaco. Potrebbe anche rispondere. Esatto, certo, però, assolutamente. Dato che si tratta di numeri e cose, è opportuno che lui... No, no, la parte relativa ai numeri posso anche accettarla, però se vuole darci una risposta qui. Grazie. Non è che io sono un funzionario che rilascia gli stalli, come posso sapere quando ne sono rilasciati, quando no, e quindi vi rivolgete direttamente al funzionario e saprete questa spettacolare notizia di quanti sono gli stalli messi regolarmente, altri non regolarmente, e quindi avrete modo di ricevere le delucidazioni possibili. Io, a dire la verità, se mi è concesso, volevo rivolgermi al Consiglio, anzitutto perché mercoledì alle 10.30 nella sala giunta presenteremo un progetto riguardante la via Cairoli con la via Matteotti, quel tratto dove c'è l'edicola, noi abbiamo in mente di realizzare una bella piazzetta. Ci siamo rivolti al nostro Renzo Piano di Mister Bianco, che è il nostro Nicola Iraci, Antonio Iraci, che mi ruota sempre di sopra, che gratuitamente ci offrirà questo progetto per rendere quest'angolo un angolo prezioso per la città. Quindi io vi invito a partecipare mercoledì, dove sarà illustrato questo progetto che certamente darà lustro alla nostra città in maniera particolare. Io volevo dire, nel frattempo, siccome siamo a un anno che passa dalla nuova amministrazione, è stato giugno, poi luglio, c'è stata l'estate, io volevo informare il Consiglio, siccome qualche consigliere mi ha detto: ma come siamo, che programma abbiamo, che stiamo facendo, in 5 minuti vorrei informare il Consiglio delle cose che abbiamo in opera per la nostra città, perché sì, altrimenti dice: ma che stanno facendo? Sindaco, scusi se io la interrompo, le devo chiedere scusi. Una cosa sola, volevamo chiudere prima, visto che c'è il tempo, il discorso delle interrogazioni e poi ancora lei ce ha il tempo. Sì, purtroppo sì. Non lo sapevo. No, infatti io la sto interrompendo. E perché? Che c'è di male? No, non c'è niente, dico, la devo interrompere perché sennò... Ci sono altre, sì, quelle presentate col protocollate, ma ce ne sono delle altre che sono state, vanno solamente illustrate e poi le può decidere se rispondere o rispondere. Madonna. Quindi se brevemente, ecco, grazie. Va bene, queste sono state presentate in seduta. Che cosa? Non lo so, valutate voi, che vi posso dire? Corsaro, le vuole... Lorenzo, prego, brevemente se le puoi illustrare. Razionalizziamo il tempo. Allora, la prima riguarda un problema di carattere politico, a mio avviso, la Casa della Musica, perché non so se lei recentemente vi è transitato, ma la Casa della Musica oggi, ad oggi, è abbandonata a se stessa. Noi, come già ho detto il passato Consiglio, avevamo proposto la consulta dell'arte e della musica come forma di gestione attraverso le associazioni di volontariato del territorio, le associazioni musicali ovviamente. Ecco, oggi la gestione è un esperto sul quale non disquisisco le competenze, per carità, ma ad oggi, da un punto di vista sia fattivo, quindi da un punto di vista di presenza di giovani e di musicisti, sia da un punto di vista di economicità della pubblica amministrazione, non c'è questo riscontro positivo. Quindi le chiedo e chiedo a questa amministrazione se è nelle vostre intenzioni ritornare
sui propri passi riguardo questa scelta politica che non condivido il nostro gruppo e che non condividono la maggior parte dei giovani, visto che ad oggi le richieste per l'utilizzo di questa casa della musica sono veramente poche, anche perché l'iter è un iter che non si avvicina completamente a quelle che sono le esigenze giovanili. Vi faccio un esempio: la Consulta Giovanile da Cireali in passato ha creato la casa, una sorta della casa della musica, la sala prove, e ha attraverso il proprio sito internet ha fatto un calendario semplicissimo attraverso il quale si prenotava e si vedevano quali erano le ore disponibili. Per favore, la invito a non dilungarsi, perché queste sono interrogazioni, sì, interrogazioni che si devono solo illustrare. O decidiamo di trattarle oppure le dovete solo presentare. Io abbiamo detto questo. È interrogazione scritta, che vuol dire? Quindi questo doveva semplicemente presentarle, nel senso di dire il titolo e poi vengono trattate la prossima volta. Così è come se le dobbiamo trattare e poi il sindaco. Va bene, l'ho presentata. Allora, delle prossime dico solo i titoli e delle. Può leggere, sì, però mi sembrava che stava andando no, anche no, con delle considerazioni. C'è scritto anche di problemi di carattere politico, si può disquisire oralmente. Comunque, la seconda riguarda il terreno abbandonato in Via dei Mille. Volevo sapere se era nelle intenzioni dell'amministrazione, poi leggerà il sindaco l'interrogazione scritta, visto che il terreno è privato, se è nelle vostre intenzioni, visto che è ormai diventato una sorta di micro discarica, Via dei Mille vicino alla superstrada Catania-Paternò, la parte nord di Via dei Mille, la fine, dove poi c'è la rotonda piccolina, ce l'avete presente? Sopra stanno facendo i rifornimenti, più sotto, Via dei Mille, invece dalla biblioteca, da Via Matteotti, presa in controsenso Via dei Mille, c'è tutto un quartiere praticamente, in cui c'è la rotonda, esatto. Nella discesa c'è praticamente un terreno abbandonato da anni. E volevo sapere, visto che molti abitanti del luogo me lo chiedono, se era nelle vostre intenzioni, visto che ormai è diventata una micro discarica, espropriarla per pubblica utilità. La terza riguarda la zona Toscano e qui chiedo a questa amministrazione di installare dei cestini sia vicino all'auditorium Nelson Mandela sia vicino alla scuola Leonardo da Vinci, vista la moltitudine di giovani ragazzi che passano durante tutto il giorno, sia per l'aula studio sia per la scuola, vista la presenza solo di cestini per quanto riguarda le feci dei cani. E poi l'ultima riguarda l'inventario contabile, ma questa poi mi riserverò in un altro consiglio, visto che è abbastanza lunga e che è un'indagine che stiamo facendo con il nostro gruppo. Volevo sapere tutti quei parco giochi, tutti quei pezzi che compongono il parco giochi, dove vanno a finire, se seguono un iter preciso da un punto di vista sia burocratico ma da un punto di vista fisico, visto che molte cose che all'ufficio dichiarano di avere poi effettivamente non ci sono. Grazie Corsaro. Sindaco, o decidiamo di trattarle o decidiamo di non trattarle, questo. Non è che ci sono parchi giochi riservati. Dove vanno a finire? Ce n'è una serie là sotto alla Movica, perché se è ferro vecchio, la maggior parte viene qualcuno e se li porta, ma sono pezzi inutilizzati. Non è che abbiamo la riserva della riserva dei giochi distrutti. Che dove possono andare a finire? Che ne veniamo ferro vecchio, che pensi che facciamo? E sono cose rotte che vengono eliminate. In via dei mille lì c'è un tratto di terreno che è privato. Noi lo dobbiamo espropriare per fare che? Quello, il proprietario è tenuto a ricendare il muro,
il pezzo per evitare che diventa una discarica. Il comune non ha intenzione di espropriare nulla. La casa dell'acqua, la casa della musica, qual è il problema? È stata attaccata da vandali, ci sono state scritte o altro, ora la stiamo sistemando, abbiamo il direttore che ha un programma vasto di coinvolgimento e quindi andremo avanti per la nostra strada. Qual era l'altra domanda che c'era? Sulla zona toscana. Sulla zona toscana, a dire la verità, più mettiamo contenitori e più troviamo, non la cartuzza, troviamo sacchi pieni di spazzatura che la gente utilizza come cassonette della spazzatura. Quindi siamo molto perplessi se ancora estendere questa presenza dei contenitori che alla fine diventano piccole discariche. Quindi ne abbiamo, ma siamo in difficoltà, perché più ne mettiamo e più troviamo sacchi di spazzatura là dentro, capisci qual è il problema? Io ne metterei uno ogni 20 metri, però succederà, non so se mi spiego, e quindi questa è la situazione per cui siamo titubanti ad estendere la presenza di questi contenitori che tutti i cittadini, per pigrizia o per inciviltà, utilizzano come cassonetti dello spazzatura. Dico, però non lo mettiamo, se poi la gente... Sì, dico, siccome noi abbiamo un'esperienza non di un giorno e ne abbiamo tolti tanti perché diventava un modo di fare i cassonetti, quindi vediamo, qualcuno lo mettiamo ma con molta difficoltà. Abbiamo finito o c'è dell'altro? Corsaro. Altre ancora? Non sono state pervenute? No, e ora basta. Beh. Perché non le ha presentate prima come i suoi colleghi? No, infatti non c'eravamo capiti. Allora, abbiamo avuto una sollecitazione dalla scuola Pitagora. Più di una ventina di genitori hanno lamentato già una segnalazione che dura da diversi mesi su dei ganci di ferro che fuoriescono da uno scivolo che già si è rotto, è stato divelto e sono rimasti questi ganci. Addirittura stamattina è caduto un bambino, si è fatto male, no, per fortuna niente di grave, però consegno questa richiesta, questa sollecitazione, è un'interpellanza scritta addirittura proprio dalla città. Questa era la consegna. È una sollecitazione? Sì, sì, ma è una richiesta al sindaco, così una... Poi al sindaco chiedo la situazione dei lavori plesso scolastico in via Duccio Galimberti, vista diciamo la magra figura che abbiamo fatto nella non apertura, per capire un attimino quali sono i tempi certi della riapertura del plesso in via Duccio Galimberti. Chiediamo anche il posizionamento della Casa dell'Acqua e su questo che posizione prende il sindaco sul quartiere di Belsito. Il quartiere di Belsito reclama una di queste casette dell'acqua, visto che è un servizio funzionante, ci hanno chiesto più di una persona se possiamo allocare lì una Casa dell'Acqua nella zona, che è una bella di Piazza Europa, voglio dire vicino alla scuola, per avere un servizio che già di sé funziona a Lineri e al centro storico. Ora li mettiamo. Altra sollecitazione dal basso. Qualche giorno fa siamo stati diciamo colti da un terremoto che ha coinvolto prevalentemente l'area di Santa Maria di Godia e Biancavilla, ma che di fatto ha toccato tutta la provincia di Catania, compreso il comune di Mister Bianco. Questo lo dicono diciamo gli studi delle DNGV, degli ingegneri appunto che si occupano della redazione. Allora chiediamo all'amministrazione di eventualmente, visto che l'epicentro tocca diciamo, parte da Biancavilla, ma tocca i comuni come Mister Bianco, se stiamo assumendo decisione di effettuare sopralluoghi e ricognizioni da parte dei tecnici di tutti gli edifici pubblici, prevalentemente quelli scolastici, ai fini di prevenzione post sismica del terremoto, se ci date la rasserenazione per dirlo alla gente, se magari lo dice sindaco, se è stato fatto nelle scuole, perché molti genitori sono preoccupati. Diciamo, su questo vi possiamo rassicurare. Questa. Poi la questione dell'illuminazione, zona commerciale, ne abbiamo già discusso, sia la scarificazione dell'illuminazione, c'è una parte consistente dell'aria che scende da Zaccà e che sale dalla parte dell'ingresso del paese che è totalmente al buio.
si rubano sempre i cavi di rame, troviamo una soluzione aerea, come hanno fatto per i cavi di rame nella strada che porta a Motta, se possiamo fare, lo hanno fatto, è fuori legge, intanto l'hanno fatto, la strada provinciale che porta a Motta è stata fatta, non hanno incriminato nessuno, quindi vediamo, però si deve illuminare quell'area perché è proprio un brutto biglietto da visita, qui c'è la sollecitazione. E inoltre, chiudo, i festeggiamenti in onore del Santo Patrono. E come gruppo noi chiediamo quale posizione prende l'amministrazione, visto che il 2019 ricade nella triade degli anni della festa grande, quale posizione prende l'amministrazione rispetto ai festeggiamenti del Santo Patrono, quindi Sant'Antonio Abate. Queste sono via Cavour, praticamente è stato inserito, questa è più una sollecitazione che un'interpellanza, lì via Cavour salendo via Dusmet è stato apposto un divieto di sosta e fermata sulla sinistra, giusta cosa, perché la strada si restringe ed è pericolosa per le ambulanze. Lamentano un gruppo di cittadini che purtroppo, quindi magari un controllo più capillare in quell'area, che comunque le macchine le mettono lo stesso i residenti nei passi carrabbie davanti, quindi se possiamo controllare di più, perché comunque non si risolve il problema del transito delle automobili. Grazie all'amministrazione, penso di essere stato grazie, rapido. Grazie Corsaro, per favore firmi tutte queste e me le consegno. Le protocolliamo. Andiamo ancora, che dipendiamo a aspettare cose. Ormai dice siamo nel ballo. Le risposte non le suggerire qua l'ingegnere sindacato, quindi posso rispondere anche a questi. Parto dalla scuola Duccio Galimberti. Quale mala figura abbiamo fatto noi? Qual è la mala figura? Cosa stiamo facendo? Stiamo sistemando una scuola che aveva dei soffitti pericolosi e la stiamo rendendo agibile per i nostri bambini. D'altra parte, un giorno di scuola non l'ha perso nessuno, perché abbiamo chiesto alle sorelle di darci il loro locale, quindi stiamo sistemando la scuola con 150.000 euro e questo è quello che stiamo facendo. Per il resto, che cosa... datemi i titoli, che cosa erano, Laura? La Pitagora. Uno scivolo, scivolo rotto presso scuola Pitagora. Ah, va bene, la scuola Pitagora, vediamo quello che c'è, sicuramente interverremo, a zona industriale, a zona commerciale, i cavi si rubano ogni 20 anni, ogni furto di cavi sono 50.000 euro che noi dobbiamo intervenire, e quindi è una situazione complessa, antipatica, vediamo come la possiamo recuperare. Poi oggi i miei ingegneri del comune hanno fatto un sopralluogo in tutte le scuole in riferimento alle scosse sismiche di questi giorni e hanno potuto accertare che le scuole non hanno subito nessun danno. E quindi... Sì, è un allarme diffuso, va bene, domani lo facciamo scrivere nella pagina del comune. Sono state visitate dall'ingegnere e non ci sono cose, più che c'era. E poi c'era la casa dell'acqua, Belsito. Casa dell'acqua Belsito. Non so se colui che lo sta realizzando qua è disposto, ora ne parliamo, se possiamo fare lì un'altra struttura, è una cosa facile, che non costa molto al comune e quindi la possiamo realizzare. La festa del Santo Patrono. Io, se consentite, volevo fare una piccola relazione al mio consiglio comunale per dare conto di quello che il comune sta progettando e che lavora per... E quindi chiuse interrogazioni e interpellanze? Cioè, è chiuso, va bene. Abbiamo chiuso il primo punto. Dovevo partire dalla scuola Duccio Galimberti, dove abbiamo investito una somma considerevole perché c'era il fitto sopra pericoloso, cioè abbiamo ora rifatto la copertura e quindi penso che nel giro di qualche settimana sarà realizzato tutto e quindi daremo ai nostri bambini una scuola sicura. Quella scuola innovativa di Belsito sta andando avanti, sono 3.800.000 euro,
abbiamo ottenuto in questi giorni dei contatti con l'assessore, con il Ministero della Pubblica Istruzione, e quindi avremo la possibilità di realizzare questa bella struttura a Bersito, nella piazza nostra, dove una volta si doveva fare il commercio, il mercato. La scuola di via Gramsci, stiamo realizzando la fognatura per collegare il depuratore di via Gramsci alla via San Nicolò, per consentire, e sono altri 65.000 euro che stiamo sistemando. L'efficientamento energetico nelle scuole, proprio oggi siamo andati a portare i nostri progetti che prevedono 700.000 euro per i locali là sotto dell'anagrafe, 1 milione per la scuola di via Puglia e un altro milione per il portiere della Genestra. Questi sono efficientemente energetici delle nostre strutture, e quindi, come vedete, ci proiettiamo in avanti, cerchiamo di cogliere tutte le occasioni che l'Europa e lo Stato ci offre per andare avanti. Campanarazzo, nella nostra chiesa antica, abbiamo stanziato 300.000 euro per realizzare un servizio igienico, dei servizi igienici, la strada di collegamento, e quindi è la scalinata che è coperta dalle lava, speriamo di farla emergere. E abbiamo un progetto pronto che manderemo in gara per realizzare, c'è questa storia, quella da Festa Dopo Giorno, in occasione del 350° anniversario della distruzione dell'antico borgo di Mister Bianco. A tal proposito, su proposta del parroco e della parrocchia, abbiamo accolto l'idea di spostare per un anno i festeggiamenti del Santo Patrone per l'anno prossimo, perché la coincidenza di queste cerimonie del 350° con la festa del patrono creava una situazione di difficoltà, di insostenibilità. Quindi la festa di Sant'Antonio sarà spostata ad un anno, anziché nel 2019 sarà fatta nel 2020. Questo per rispondere alla interrogazione. Era l'ultima che si era. Abbiamo la ciminiera del stabilimento Monaco, che è in pericolo. Abbiamo stanziato 170.000 euro per metterla in sicurezza. Poi c'è l'isola ecologica di Serra, è stata finanziata e abbiamo ottenuto 830.000 euro per realizzarla. La via Viola, quella in alta Madonna delle Malate, stiamo iniziando con 250.000 euro realizzati per il progetto. La via Don Bosco, quella qui vicino a San Giovanni Bosco e alla piazza Mercato, è stata finanziata per 490.000 euro, 270 li ha fronteggiati la protezione civile e 220 le casse comunali. L'angolo di via Rosano con via Garibaldi, dove c'è quel murale alla fine della via Rosano, all'ingresso del paese, abbiamo acquistato le due casette basse e lì faremo una rotonda per agevolare il traffico. Il costo è di circa 50.000 euro. Poi il parcheggio stazione, il grande parcheggio che realizzeremo di fronte alla stazione per circa 4.000 metri, è prevista una somma di 650.000 euro, di cui 410 della regione e 480 della regione e 240 del comune nostro. Via delle Fesi, finalmente tra qualche giorno la manderemo in gara per un importo di 650.000 euro. Poi abbiamo il Palatenda, la ristrutturazione, l'ampliamento, lo manderemo in gara per 800.000 euro. E il campetto Mazzola, metteremo l'erba sintetica e lo ristruttureremo per altri 800.000 euro. Tutte opere che manderemo in gara in questi giorni. Poi abbiamo l'acquedotto romano di Ducannageddu. Abbiamo acquistato il terreno e abbiamo approvato un progetto che realizzeremo lì
l'acquedotto romano che portava l'acqua in piazza alle Terme Romane, e quindi lì ci sono investiti altri 400.000 euro. Messa in sicurezza della scuola Leonardo da Vinci e Leonardo Sciascia per una somma complessiva di 230.000 euro. Poi abbiamo la manutenzione stradale della circonvallazione della strada San Giovanni Galerno, che sono oramai ridotte a un livello non più accettabile, e sono previsti altri 500.000 euro. E allora, come vedete, questo è il nostro programma per quanto riguarda le opere. Il resto ci vedete tutti i giorni, lavoriamo, abbiamo le migliori scuole della provincia, la raccolta differenziata, malgrado qualche elemento siamo sicuramente in testa alla provincia, e queste somme è un importo di circa 13 milioni. Noi da qua al prossimo anno ancora, investiremo circa 15 milioni in opere per far diventare il nostro comune un ente che già oggi fa invidia nella provincia, oggi. Speriamo fra qualche anno di renderlo ancora più accogliente e vivo. Questo è il lavoro che stiamo portando avanti nell'interesse della comunità. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Sindaco. Le ha suggerito come ha suggerito la sua collega. Noi abbiamo fatto parlare il sindaco, per carità, dico io, per una questione diciamo di buona diplomazia, anche se non era prevista all'ordine del giorno né in conferenza che gruppo. Erano delle comunicazioni che il sindaco ha voluto dare, non erano previste all'ordine del giorno, ma sono era una relazione semestrale che però voglio dire per mantenere un clima disteso, appunto, la relazione semestrale, caro presidente, si deve prevedere perché si allungano anche i tempi del dibattito, quindi si potrebbe anche rispondere e controreplicare raddoppiando anche i tempi della risposta. No, voglio dire, però sindaco, ma sindaco non è polemica, voglio dire, abbiamo aperto noi rispetto a una cosa, dico, che poteva anche non essere fatta, ma siamo stati qui ad ascoltare pazientemente, quindi altrettanto con pazienza chiediamo 3 minuti di replica almeno. Ce li ha 4 minuti, no, perché 45 sta. Anche 3, rispetto, voglio dire, in maniera legittima e anche distensiva. Io su una cosa dico, le interpellanze e le sollecitazioni sono certo che l'amministrazione se ne farà carico, ringrazio anche del controllo diciamo sulle scuole legate all'evento sismico, quindi grazie anticipatamente a nome di tutti i genitori che portano costantemente, ma anche del corpo docente, i ragazzi a scuola. Però caro sindaco, una nota senza polemica me la deve concedere: la magra figura l'abbiamo fatta la città di Mister Bianco. Sulla scuola di Vitello Duccio Galimberti la risposta è questa, perché ha detto quale brutta figura abbiamo fatto. È inammissibile gioire pubblicando una foto con dipendenti che non rispettano nessuna regola di sicurezza, e peraltro noi l'abbiamo visto dalle carte, venire bloccati il cantiere per una questione diciamo di illegittimità del cantiere. Questa è una figura che il Comune di Mister Bianco paga all'esterno, quindi questa è la magra figura, che poi da questa figura che abbiamo fatto tutti brutta, abbiamo creato un disservizio ai genitori, abbiamo dovuto sconzare, scusate il siciliano atipico, qualche altra scuola che grazie a Dio non ci fa pagare l'affitto, abbiamo dovuto costipare bambini nelle classi in 26 in una classe, voglio dire, la magra figura l'abbiamo fatta. Quando si sbaglia si chiede scusa e si dice ho sbagliato, capisco che non è nelle sue corde, noi che siamo diciamo più vicini probabilmente alla città chiediamo noi scusa alla città per la magra figura che lei ci ha fatto fare e la sua amministrazione. Grazie presidente e grazie sindaco. Grazie Corsaro, quindi è ufficialmente chiuso il primo punto all'ordine del giorno, interrogazioni e interpellanze. Grazie a tutti quanti, possiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno. La proposta di delibera numero 47 del 30 luglio 2018, approvazione regolamento sulla disciplina degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale. Allora, diamo la parola subito, cominciamo? Va bene, cominciamo direttamente col regolamento. Intanto io vi comunico che ci sono 2 emendamenti, ma prima di arrivare agli emendamenti andiamo nel vivo del regolamento. No, però se nessuno chiede la lettura, possiamo passare alla lettura degli articoli oggetto di emendamento.
Ok. Se non c'è una richiesta. C'è una richiesta di lettura l'articolo per articolo di questo regolamento? Possiamo passare direttamente agli articoli che, per cui ci sono degli emendamenti? Ah, giusto, dobbiamo vedere se c'è il numero legale, ma penso proprio di sì. Richiamiamo l'appello, segretario. E quindi no, c'è il numero. Ce l'abbiamo chiesto. Allora, ok, quindi a questo punto, visto che non avete chiesto, andiamo direttamente a leggere gli articoli per cui ci sono presentati gli emendamenti. Sono stati presentati, scusate, gli emendamenti. L'emendamento numero 1 è stato presentato dalla Commissione Bilancio, e firmatari i membri della Commissione Bilancio, ed è un emendamento che chiede di sostituire i primi 4 commi dell'articolo 5. Chi lo vuole illustrare questo regolamento, oppure vado io a leggere l'articolo e cos'è che si... Prego, Assessore Santagati. Ah, sì, sì, il comandante... Certo, io... scusi, Santagati, invito ad accomodarsi il comandante Di Stefano... L'ingegnere... E l'ingegnere Cedro. Grazie per la vostra presenza. Accomodatevi pure. Che faccio? Illustro? Sì. Prego, certo. Prego, Assessore. Allora, l'argomento che stiamo per trattare stasera è un argomento importante e delicato, perché investe interessi primari di parecchi cittadini. Tanto per avere un'idea, trattiamo stasera degli interessi delle case di circa un centinaio di cittadini che si trovano in questa antipatica situazione. Non ho capito. Mi rendo conto che il problema, appunto, perché è delicato e difficile, bisogna ragionare con molta attenzione e soprattutto con il senso del buon padre di famiglia. È una materia che affrontiamo con molto ritardo. Questa doveva essere affrontata molti anni fa, ma molti anni fa, dico 20 anni fa. Purtroppo, per mancanza di attenzione, di sensibilità, per tutto quello che può essere, non è stata trattata. Noi, questo Consiglio, anzi il Consiglio della legislatura scorsa, ha cominciato a ragionare su questi temi e ha già prodotto delle scelte, esaminando una 30 di casi e decidendo se c'era contrasto con gli interessi urbanistici e ambientali o no, e quindi decidere se quelle costruzioni andavano conservate o demolite. Ma quel lavoro non può diventare concreto se non facciamo il passo successivo, che è proprio l'argomento di questa sera, se non approviamo questo regolamento per concretamente dare soluzione a questi casi, dando delle destinazioni ben precise a questi immobili. Quindi l'importanza di questo regolamento è per chiudere il cerchio e passare alla fase esecutiva vera e propria. Fase esecutiva che nel suo perfezionamento mette al riparo anche dalle ordinanze di demolizione fatte dalla magistratura. Perché se il Consiglio ritiene che un immobile riveste un interesse pubblico, allora questa dichiarazione preserva l'immobile anche da eventuali ordinanze di demolizione emesse dalla magistratura. La materia è stata più volte sollecitata
anche dalla Regione Siciliana con la nomina di commissari, e anche noi abbiamo ricevuto la visita di un commissario alcuni giorni fa per verificare lo stato di attuazione delle procedure in questa materia. Anche perché è la Corte dei Conti che spinge i comuni e vuole sapere e vuole rendicontato cosa fanno i comuni con questi immobili. Sono dei beni divenuti di proprietà comunale e quindi come tali non possono restare nel limbo, devono ricevere una destinazione ben precisa ed essere trattati nel rispetto della legge. Quindi questo regolamento è importantissimo perché chiude il cerchio su questa materia, andando esattamente a concretizzare e a farci consentire di utilizzare questi immobili, se è il caso. Non entro nel dettaglio dei singoli articoli perché è meglio se ragionando articolo per articolo possiamo confrontarci e quindi in quell'occasione entrare nel dettaglio. Ora così è troppo lungo, troppo entrare generico nel dettaglio, quindi io sarò presente, sono qui, vi dico che non molti comuni hanno affrontato questo problema, sono pochi e molti hanno sbagliato perché hanno fatto passi oltre la legge. Io vi assicuro che questo regolamento, così come è fatto e impostato, rispetta la legge, quindi stiamo tranquilli e sicuri che non avremo brutte sorprese, perché è stato proposto nella maniera più corretta e seria possibile. Quindi questa è la garanzia che vi do. Io seguo questa vicenda da parecchi anni, dal 2014 in modo particolare, e anch'io ho avuto dei dubbi, parecchi dubbi, e se sono trascorsi questi anni è proprio per chiarirli. Li ho chiariti e quindi ne ho fatto tesoro e li ho trasmessi in questa proposta. L'ultimo chiarimento l'ho ricevuto partecipando a un convegno all'assessorato per l'ambiente ambiente questa primavera assieme all'architetto Zuccarello, e ho assistito all'intervento di un magistrato, il procuratore della Repubblica di Termini Imerese, il quale ci raccontava la sua esperienza in materia e volendo verificare di persona lo stato di attuazione di questa materia, ha fatto una ispezione in un comune, ha detto il nome non mi ricordo, e ha trovato in un comune solo due immobili, uno non residenziale e uno residenziale, utilizzati l'uno per deposito comunale e l'altro per edilizia di residenza pubblica. Bene, in questo caso si è complimentato e ha sottolineato che questo deve essere il compito di questo regolamento, utilizzare questi beni tenendo conto e presente che l'obiettivo principale è la demolizione, quindi la demolizione come primo obiettivo. Se è possibile salvare nel rispetto della legge, allora sì che si possono utilizzare per opere di urbanizzazione o per residenza pubblica. Quindi questo è l'obiettivo che ci diamo, e riuscendo a fare questo passo credo che ci possiamo vantare di essere uno dei primi comuni a raggiungere questo obiettivo in Sicilia. Grazie. Io sono presente e aiuterò a ragionare su questo tema. Grazie Assessore. Allora a questo punto, se non ci sono interventi, andiamo direttamente al primo articolo che è l'oggetto del regolamento. Il presente regolamento intende definire le procedure per l'utilizzazione dei beni immobili abusivi acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale a sensi dell'articolo 31 DPR numero 380/2001. Per i quali sussiste il prevalente interesse pubblico e non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali e di rispetto dell'assetto idrogeologico nel rispetto del seguente ordine di priorità. 1. Assegnazione di una specifica destinazione d'uso per finalità di pubblico interesse, per favore silenzio. 2. Concessione del diritto di abitazione o di locazione. 3. Dismissione e o alienazione delle aree e o terrazze di copertura residuate dalle demolizioni delle opere abusive. Votiamo.
Corsaro è assente. Marchese? Sì. Tenerello? Assente. La Spina? Abbadessa? Arena Antonino? Vitrano? Adornetto è assente. Furia? Zanghi? Assente. Arena Fabio? Lupo? Rapisarda è assente. Pestoni favorevole. Falà? Scaletta è assente. Marino è assente. Ceglie? Assente. Vittorio? Assente. Di Stefano? Assente. Santonocito? Consoli? Caruso? Puglisi? Assente. Manca il numero legale e quindi a questo punto ci aggiorniamo fra un'ora. La seduta viene aggiornata fra un'ora. Grazie.
Ok. Corsaro? Ah sì, sono le ore? 22.50. Procediamo col chiamare l'appello dopo un'ora di sospensione. Per la mancanza del numero legale, quindi chiamiamo l'appello. Corsaro? Assente. Marchese? Assente. Tenerello? La Spina? Abbadessa? Arena Antonino? Vitrano? Adornetto? Furia? Zanghi? Arena Fabio? Lupo? Rapisarda? Pestoni presente? Falà? Scaletta? Marino? Ceglie? Vittorio? Di Stefano? Santo Nocito? Consoli? Caruso? Puglisi? 22 assenti. La seduta è rimandata domani alle ore 20. Si chiude la seduta.